Ma che bellina questa scatola così colorata! Non apritela! È un mostro dell'inferno! Ragazzi, i creatori di Poppy Playtime hanno deciso di creare una roba! Una roba che non sto qui a dire, Solo a guardarla non ci dormo la notte, da due giorni che non dormo, ragazzi, da due giorni. Aiutatemi per favore, lasciate un mi piace a questo video. E anzi, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Se no, questa scatola magica ti sveglia la mattina. Allora, vi spiego quello che è successo. In teoria, Poppy Playtime doveva far uscire un capitolo nuovo. Ma tra qualche mese esce il capitolo nuovo. Per ammazzare il tempo e anche qualcun altro, mi sa. Hanno detto: ma perché non facciamo un gioco con i personaggi di Poppy Playtime che si gioca tutti insieme? Gran bella idea! La prossima idea qual è? Andiamo tutti a fare un party alla casa abbandonata di fianco? No, per chiedere! Allora, come vedete, questo è il mio canale YouTube. Prendete il nuovo libro se non l'avete ancora fatto. Vi lascio il link di Amazon, i 6 regni della magia. E andiamo a cercare, dopo tanto tempo, Poppy Playtime! Vai! Mamma mia, che emozioni! Ed eccola lì, la bella scatolina magica. Progetto gioco tempo. E tra l'altro è uscito anche progetto gioco tempo official gameplay trailer. Io sono in ansia, devo vedere queste cose, ma prima voglio dei leak per Poppy Playtime capitolo 3. Perché iniziamo a smentire un mito. Questo non è Poppy Playtime capitolo 3. Molti mi hanno detto: Lorenzo, è uscito il nuovo Poppy Playtime capitolo 3. No, non è Poppy Playtime capitolo 3. È un'altra cosa. Andiamo a vedere i leak di Poppy Playtime capitolo 3. Il nostro carissimo Motia Games ha leakato un nuovo personaggio di Poppy Playtime. E non l'ha leakato come il gelato. Quindi vediamo questo nuovo personaggio. Come si chiamerà? Eccoci, preparatevi. Premi E. Chi è questo? No, ma togli i fusibili, ma è come in ballo voi! Ma è troppo bello! Ehi, ritorna con le batterie! Ragazzi, ma questo qua ruba le batterie! Ma ridammi le Duracell! Se no, col pugno Duracell ti vengo! Comunque ha un braccio molto strano. Puppet, attenzione, Puppet. Quindi come dovrebbe chiamarsi questo? Ok, mi hai ridato il fusibile. Cosa? Può essere che in realtà è veramente un pupazzo. È dietro lui che è un suo scagnozzo. Ci sarà qualcun altro. Non è finito qua, perché il nostro Motia Games ha pure estrapolato il cartonato di... aiuto, Baby Lunghe Gambe, che veramente sono più corte di Mommy Long Legs. Quindi è Baby Corte Gambe. Vediamo. Benvenuto al Playcare! Mamma mia, ragazzi, fa una paura. Sto esplodendo per tutta la spaventosità che emana questo cartonato di un bambino con dei piedi giganti. Chi vuole le caramelle? Chi vuole le caramelle? Non io, perché metto 20 kg! Grazie, Baby Lunghe Gambe! Però con le caramelle ti sporchi il pannolino! Tu devi andartene via di qua. Perché? Quanto fa paura questo cartonato di Baby Long Legs. Un giorno devo prendere un accendino e bruciarli questi cartonati. Lo so, è quello che farò appena uscirà il nuovo capitolo. È quello che farò. Quindi un mito è sfatato. Project Playtime non è Poppy Playtime capitolo 3. Va bene, direi che è il momento. Andiamo a vedere Poppy Playtime giocare insieme. Il mostro nella scatola lo chiamerò Boxy, perché poi ci farò l'unboxing. Vediamolo. Vi ricordo, stopperò per commentare, perché se lo metto tutto, addio. Pronti, via. Calma. No, il Bron. Non mettere il broncio. E chi sono questi? Degli Among Us? Ragazzi, non ci credo. Hanno unito Among Us più
Pop Playtime. Ok, ci abbiamo degli scienziati con delle tute che molto probabilmente stanno indagando su questo stabilimento della Pop Playtime & Co. Questo finirà male. Verde finisce male, Verde. Verde, cosa hai sentito? C'è un pupazzo di Aghi. Io non mi fiderei di quel pupazzo, Verde. Scappa, scappa finché puoi. No, Verde, non prenderlo, ti prego. Rosso. Ehi, picciotto, guarda come... Ah! Oh, mamma mia! Verde, fai qualcosa! Vabbè, ma con che cattiveria, Verde! No, povero Aghi. Poverino. Verde, tu sei cattivo, attenzione. Ora ho molta paura. Mi sa che hanno fatto arrabbiare... Avete fatto arrabbiare il babbo! Padre di quel piccolo Aghi! Così imparate! Che poi saremo noi questi, quindi così impariamo! Mamma mia, ragazzi, ma Aghi è troppo bello! Vai, Aghi! Non me lo ricordavo così bello! Quanto è veloce! Non era così veloce quando l'abbiamo visto la prima volta, vero Aghi? Oh! No, no, ti giuro! Ti giuro, l'ho pagato! Mi sa che stava solo giocando con noi. Se voleva farci veramente cose brutte, ecco qua. Quello non è un abbraccio. Quello è tutto tranne che un abbraccio. Dai ragazzi, correte! Ma c'è solo Aghi? Bravi, ah, quindi possiamo utilizzare quello. Bellissimo. Train station, attenzione. Quindi se vanno alla train station non si va al capitolo 3, ma al parco giochi, che forse è questo. Vediamo. Mamiloglex blu. Che fine farà blu quando farà il crossover con Poppy Playtime? Ecco la train station. Forse dobbiamo scappare nel gioco. Ok, si è salvato. La scatola magica. Eccola. Lei, l'onnipossente. Ma che bella scatola. Questa è la mia stessa faccia. Lui che ha capito di essere messo male. Mi sa che non farò una bella fine. Mamma mia, ma ha delle zampe enormi. Oh, oh. E sto schifo. È bruttissimo. Così? Ragazzi, questo suono, dopo quello di Freddy, sarà uno di quelli che mi ricorderò per tutta la vita. D'accordo, è uscito anche il gameplay ufficiale, quindi vediamo com'è. Prova il nuovo Lipton Yellow Lemon. Sì, dammi un po' di... Apritevi le orecchie, sturatevi le orecchie, stappatevele. Hi there. Ciao. Pierre. Mi chiamo Pierre. E benvenuti. No, fantastico. È bellissimo. Non mi dire che questo è il play care. Questo è il lavoro. Raccogli parti di giocattoli per fare un giocattolo gigante. Porta quel giocattolo gigante sul treno. Poi vattene. Semplice, no? Rimanete insieme. Ma è troppo bello. Cioè possiamo, guardate, questa è la lobby, possiamo giocare insieme. Dobbiamo collaborare per prendere le parti del giocattolo. Abbiamo 10 minuti di tempo per costruire il giocattolo gigante. E ci sono dei puzzle ragazzi, tipo Among Us. Giocati da entrambe le parti. Oh no. Quindi possiamo essere Boxy. Che bello. Non so se si chiama Boxy, lo chiamo io Boxy perché è bellissimo. Possiamo essere Mammy Long Legs. Possiamo essere Mammy Long Legs. Altro che mod. Prova a nasconderti. Non puoi scappare.
quindi non solo possiamo essere lui, o possiamo essere Mommy Long Legs, o addirittura Aki Waki. Cioè possiamo essere di tutto. Troppo bello. Ok ragazzi, io direi che questo video lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollici in su. Qua il vostro lone esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.